6 giorni di eventi, spettacoli, musica ed incontri. Torna così Calcittiscena dal 3 all'8 settembre all'Arezzo Fiere e Congressi, che si chiuderà con il tradizionale Mercatino dei Ragazzi. È un'iniziativa che portiamo avanti ormai da diversi anni, che ha il suo punto centrale nel Mercatino dei Ragazzi per la raccolta fondi, ma ha anche altre serate diversificate, proprio diciamo che possono avere un obiettivo educativo, si potrebbe dire. Appunto si parla di sport con il Museo Amaranto, si parla appunto di una festa di fine estate con i bambini, si parla di un concerto con l'orchestra della Croce Bianca, si parla con teatro del Polvarone, si parla di danza, musica e teatro, un mix che organizza la Greta Palazzini, e si parla anche di sanità e salute con i professionisti del nostro ospedale. Perciò diciamo una settimana dove possiamo trovare divertimento, educazione e anche informazione. Ad aprire la 6 giorni, martedì 3 settembre, la festa dei bambini, organizzata in collaborazione con OPI. È stata un'estate importante per Arezzo, oltre 1500 voucher di buoni legati a tempo bello, 43 operatori accreditati per garantire che quel tempo passato fuori casa d'estate fosse sicuro e fosse importante, fosse speso bene, e quindi abbiamo ritenuto che Arezzo ha in qualche modo costruito un modello in questo senso di integrazione, di collaborazione, di risorse, e quindi una festa dedicata alla fine dell'estate, all'inizio della scuola e alla promessa che anche l'estate prossima sarà nel segno dell'aggregazione e della sicurezza per le famiglie. Le offerte libere raccolte nel corso delle giornate andranno a sostegno del progetto Scudo del Calcit.